Ciao Sonia, a proposito dell'incontro di ieri con Fabrizio Gifuni e Tommaso Aragno, loro parlavano appunto della capacità di essere presenti al proprio personaggio, di entrare nel personaggio, che secondo loro, appunto, nella loro esperienza è accaduto raramente, che c'è molto lavoro dietro ogni preparazione del personaggio. A te invece quante volte è capitato e in che occasioni, se al cinema o a teatro, di sentirti proprio nel personaggio, emotivamente, fisicamente? Grazie della domanda, anche perché poi ieri, siccome parlavo di questo, ci ho pensato in tempo reale e ho capito perfettamente quello di cui stavano parlando. Sicuramente quest'ultimo lavoro teatrale, che è quello di Virginia Woolf, ho sentito un abbandono all'elemento, un gioioso abbandono all'elemento. Quindi è stata un'occasione molto bella perché la possibilità di nuotare nella storia senza pensare è impagabile, è una grande emozione interiore. E poi se devo pensare precisamente a un personaggio al cinema, sicuramente Giulia nella mia gioventù. E poi recentemente in un lavoro che sta tra la docufiction, insomma, e la narrazione di un personaggio che è Maria Bergamas, in un lavoro teatrale, sì, in un lavoro televisivo, su questa donna che, diciamo, più lontana di me non potrebbe essere, che è una contadina del Friuli Venezia Giulia, che perde il figlio durante la Prima Guerra Mondiale e dopo viene chiamata, con sua sorpresa, a rappresentare tutte le madri dei soldati morti in guerra e diventa proprio simbolo, delle madri d'Italia. Quando c'è stata la grande cerimonia per il Milite Ignoto, e con un treno che dal Friuli Venezia Giulia scende per tutta Italia, è stato proprio il primo episodio di comunicazione globale che porta questo corpo simbolico e purtroppo concreto di giovane soldato a rappresentare tutti fino all'altare di Roma, di Piazza Venezia.